ancora siamo pronti, partita numero 3 di Movie, partita numero 2, cosa sto dicendo? Movie contro Quanro, finale terzo quarto posto, per valida per la Sospa SSL 9, abbassiamo un attimo il volume, alziamolo un attimo, perfetto, se troppo alto mi confonde, se troppo basso non riesco a capire quello che sta succedendo. Da questa parte vediamo Quanro, lo Zerg, a sinistra di questa mappa che è Mist 1.1, è 1.1 la versione, se non sbaglio siamo arrivati a 1.1, e da questa parte comunque abbiamo Movie, Protoss a destra, rosso, eccolo qui, Movie giocatore di grande calibro, giocatore di grande esperienza che si merita un terzo posto ed è nettamente il favorito di questo matchup. Vediamo che costruisce subito un pylon, per cui probabilmente andrà con la sua solita strategia, pylon, forge, fast expand, un classico ormai, e subito questo probe che se ne va prima del solito, forse, no, non è prima del solito, normalissimo probe che va in scout, per cui un po' più sul volume, e il drone che blocca, per cui non riuscirà a vedere cosa sta combinando dall'altra parte, Quanro, a parte che vediamo se forse riuscirà ad uccidere questo drone, vediamo, vediamo, e si dimentica di togliere il drone, Quanro, gravissimo errore da parte sua, già qui un buon vantaggio accumula Movie, perché quel drone lì sarebbe stato veramente molto importante. Qui vede subito cosa sta succedendo, Movie vede questa overpull normalissima, nulla di straordinario, infatti arriva la forge con la sicurezza di chissà cosa sta facendo l'avversario. Movie pianta la sua forge e vediamo cosa, chi c'è nel pubblico, una persona la cui età mi sembra un pochino più elevata rispetto alla media dei fan di StarCraft. Un pilone lì in mezzo, bravissimo Movie, grande mossa da parte sua per bloccare questa hatchery, adesso rimarrà bloccata per un po' di tempo. Epico Movie, sta giocando veramente bene questo inizio di partita, riesce a uccidere un drone, riesce a piantare il pylon lì in mezzo, adesso per favore piantami un altro pylon lì fra i minerali. Cancellato ovviamente il pylon, adesso potrà andare il drone a fare la hatchery con molto molto ritardo, una doppia espansione qui da parte di Quanro, probabilmente perché è talmente in ritardo la prima espansione, la prima hatchery, che decide ok ne faccio due di fila, e qui arriva un... è una strana posizione quella, ah quello è un cannone, quello è un normalissimo cannone, ok eccolo qui il gateway, nulla, nulla, nulla di strano, ha fatto semplicemente il pylon prima del gateway. Strano, strano, avrei pensato avrebbe prima fatto il gateway. Ma va bene anche così, intanto questo probe eroico, direi, questo probe riesce a sopravvivere, vediamo per quanto riuscirà a sopravvivere, intanto arriva questa doppia espansione da parte di Quanro, e viene ucciso il probe, qui un piccolo errore forse da parte di Movie che avrebbe dovuto premere C e far ritornare il suo probe alla base bypassando il blocco dei nemici, infatti se premi C ordini al probe di tornare alla base con il, se ha un minerale in bocca diciamo, e passerà attraverso con una specie di no clip alle truppe avversarie, quindi non può essere bloccato un probe quando ha un minerale addosso e premi C. Ecco perché molti scout vanno direttamente a prendere un minerale prima di continuare a fare lo scout, insomma. Intanto vediamo un Hydralisk Den, per cui Hydra Burst da parte di Quanro. Era da un po' che non vedevo un Hydra Burst di Quanro, infatti mi chiedevo, ma è davvero Quanro quello che sta giocando o è un suo clone? Perché mi sembra un suo clone. E adesso non c'è modo per Movie di sapere che sta per arrivare questo Hydra Burst, deve assolutamente fare qualcosa per vedere quell'Hydralisk Den prima che arrivino le Hydralisk, altrimenti sarà in una posizione pessima per contrastare l'avversario. Movie, gli Hydra Burst sono molto popolari proprio perché sono molto 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 efficaci, c'è niente da dire, è una strategia molto noiosa, molto facile, però è molto efficace. C'è poco da dire.
Sta arrivando lo Stargate, però non credo sarà in tempo. Lo Stargate non sarà in tempo per creare delle Corsair sufficientemente in anticipo per vedere cosa sta succedendo. Forse questo probe riuscirà a vedere qualcosa, riuscirà a passare. Riesce a passare! Il probe riesce a passare adesso. Tutti gli Zerglin che lo seguono e vedrà l'Hydralisk Den. Esatto, riesce a vedere l'Hydralisk Den prima che ancora arrivino i cocoon delle Hydralisk. Forse no, arriva forse qualche prima Hydralisk a vedere quel probe che è morto in anticipo. E adesso devono arrivare subito i cannoni. E arriva un altro pylon, un backup pylon, adesso cannoni a volontà per movie. Ecco un cannone, sta per arrivare un altro cannone, eccolo qui. La robotics è pronta, per cui sta per arrivare anche come si chiama, ho un vuoto di memoria, come cavolo si chiama quello che viene prodotto nel Robotics Facility? Ok, quello, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. In arrivo anche un altro cannone nell'high ground, per cui questo sarà veramente importante per tenere a bada l'attacco avversario. Ecco qui che arrivano le prime Hydralisk. Ci sono tre cannoni, quattro cannoni, ne servono altri. Quattro cannoni non sono minimamente sufficienti, ne servono almeno sei. Ecco, cinque cannoni. Dov'è il sesto cannone? Dovrebbe arrivare il sesto cannone a breve. E una volta, e dopo essere arrivato a 6 cannoni dovrebbe essere sufficiente. Dovrebbero essere sufficienti per contrastare questo attacco. Quarto cannone, eccolo qui. Ed eccolo qui, arriva l'attacco. Ci sono solamente 4 cannoni, ci sono però 3 Zealot che possono fare qualcosa. Forse questi 3 Zealot saranno veramente indispensabili. Arrivano forse altri 2 cannoni. C'è un altro cannone lì in alto che non può essere distrutto. Questi 4 Zealot invece riescono senza problemi a respingere l'avanzata nemica. Per cui molto bravo. Qui Movie per il momento sta difendendo bene, anche pronto a richiamare tutti i suoi probe nel momento del bisogno. Arrivano altri 4 cannoni più quello che c'è nell'high ground. Dovrebbero essere sufficienti. Adesso il Wall è caduto ovviamente, però dovrebbe riuscire a difendersi da questo attacco Movie, che si sta prendendo tutte le precauzioni necessarie. Non ci sono tantissimi Hydralisk per ora, però stanno arrivando un fiume di Hydralisk in arrivo. Dovrebbe, eccolo qui, il primo River si chiama, eccolo qui, il primo River è arrivato, per cui appena arriverà, appena avrà qualche scrub, scourge, come si chiama? Oh, non riesco più a ricordarmi i nomi. Pam, eccolo qui, stanno ritirandosi le Hydralisk, per cui molto bravo Movie, riesce a respingere questo attacco. Adesso vediamo cosa deciderà di fare quando il suo attacco non è riuscito. Adesso ci sono 1, 2, 3, 4, 5 cannoni, 6 cannoni se contiamo quello sulle ground. Il wall sta per essere ricostruito, c'è un river, per cui non so quanto potrà fare adesso Quanro per riuscire a sfondare questo muro con la forza brutta. Non credo ci riuscirà più. Infatti decide di ritirare le sue Hydralisk, che adesso è in una situazione di netto svantaggio Quanro. E forse riuscirà a piantare, anzi sicuramente riuscirà a piantare questa Mineral Holly Movie senza problemi, perché è fatta apposta questa mappa per avere una Mineral Holly in grado di sopravvivere agli attacchi, molto difficile da prendere, perché è protetta, non si può accedere in nessun modo a questa Mineral Holly. Ovviamente la particolarità di questa mappa è che puoi avere una Mineral Holly molto coperta oppure una base normale, come ha deciso di fare Quanro, visto che ha il controllo della mappa essendo uno Zerg, in maniera normale, quindi con gas, però molto molto scoperta. Anche uno shuttle, arriva uno shuttle, vediamo cosa deciderà di fare. Probabilmente se decidesse di prendere a sud, non è molto pattugliata la zona sud, per cui potrebbe riuscire addirittura ad attaccare il backyard, il dietro della base avversaria. Probabilmente ci prova, perché ha avuto sicuramente il tempo adesso Movie di fare un altro river, però sta prendendo una bruttissima traiettoria. Che pessima traiettoria da parte di Movie, poteva passare a sud semplicemente ed evitare di essere visto, invece adesso non riuscirà a fare granché. Eccolo qui, viene visto dalle Hydralisk e niente da fare. Arriva la prima Corsair, le prime Corsair che riusciranno, no, non riuscirà a uccidere questo Overlord. Intanto qui la situazione si è stabilizzata, un altro shuttle, vediamo cosa riuscirà a fare questa volta Movie con lo shuttle. Non credo molto a questo punto, anche le Corsair ormai non fanno molto con un Hydra Burst. Altre Hydralisk, sta veramente concentrando il suo attacco con le Hydralisk. Quanro, nonostante non abbia avuto molto successo all'inizio, forse è un pochino
pochino troppo, sta usando un pochino troppo con l'Hydralisk, forse decide di andare di Mutalisk, e questo shuttle arriva e boom, riesce a distruggere quanti droni, tantissimi droni, credo 3 o 4 addirittura droni, per cui molto bravo qui Movie. Forse arriva un altro attacco, no, questi Hydralisk sono nella posizione giusta. Però attacca di nuovo da ore 6, ci sono due Dark Templar, però ci sono gli Overlord, quindi li vedrà Quanro, però vediamo se riesce a ritirarsi in tempo, si riesce a vedere la minimappa, quindi molto bravo Quanro a vedere cosa sta succedendo, ma un altro attacco ancora! Il doppio shuttle stanno veramente facendo un massacro degli avversari, e un altro attacco e qui sfortuna da parte di Quanro, anzi di Movie. Vediamo se quest'altro riesce, sì, riesce questo attacco a connettere, quindi bravissimo Movie, adesso perderà questo shuttle e questo attacco avrà fine, però non prima di aver causato danni massivi all'avversario, quindi bravissimo Movie. Adesso arrivano anche i primi ai Templar che si fonderanno. No, non si fondono ancora. Arrivano altri gateway. Ci sono abbastanza minerali per fare altri gateway. Comincia a scalare l'economia di Movie. Adesso Quarro è in serie difficoltà. Sta continuando con le sue Hydralisk. Però le Hydralisk ormai non servono a niente. Ci sono 2 Templar in high ground. Ci sono 3 High Templar addirittura. Ci sono un sacco di cannoni. Quindi non riuscirà a fare molto. Qui un attacco con. E qui l'attacco di Quarros prova a sfondare, sa di non avere molte possibilità, attacca nonostante gli High Templar lo stiano distruggendo con gli Storm, e GG finalmente da parte di Quanro, che è evidentemente molto poco contento di come è andata questa partita. Infatti Movie ha dominato, bravissimo Movie dall'inizio alla fine, ha dominato questo match da quando ha iniziato uccidendo il drone avversario, quando ha fatto un ottimo scout, quel pylon a bloccare l'acery avversaria. Una partita molto bella da parte di Movie, che ha fatto valere la sua esperienza, la sua superiorità in questo match, costruito per la vittoria dall'inizio alla fine. Quindi eccellente Movie, e ora siamo 2-0, e quindi terzo posto guadagnato da parte di Movie, che arriva terzo nella SSL 9, un risultato di tutto rispetto considerato che nella finale ci sono 2 personaggi del calibro di Bisu e Hiro, e la finale. Adesso mi sembra abbastanza felice adesso Movie per questo terzo posto, veramente molto bravo, complimenti, ha dimostrato la sua superiorità nei confronti di Quanro, che è riuscito ad arrivare comunque in terzo quarto posto, un risultato che gli era stato precluso finora, visto che fino all'anno scorso c'erano giocatori di ben altro calibro. Comunque molto molto bravo, cancelliamo, stavo finendo di parlare, quindi molto bravo Movie. Adesso ci rimane solo la finale da guardare, Bisu contro Hiro.